vivere una vita d'artista può essere una benedizione divina, ma anche un divino castigo. E insomma, si tratta di un'avventura semicomica, a volte drammatica. È come una nuvola che deve essere agguantata con le mani. Perché io mi ritengo così, braccato, prigioniero perpetuamente, con tanto di manette. E beh, oh, ognuno ha i propri limiti. Io non mi sento, non mi sono mai sentito libero, mi sono sentito sempre prigioniero, a volte di me stesso.